sono molti gruppi di questo tipo? No. No, perché questa è una tipica cosa fondamentalista protestante che viene importata via Opus Dei, legionari di Cristo anche in Italia. Letto nel libro, lei faceva un esempio, era... Lei? Tu facevi un esempio, hai ragione. Ma se dicesse lei. Facevi un esempio appunto di una di queste organizzazioni, era... Allora, sì, in Italia ci stanno provando con Agapo, che sarebbe l'associazione dei genitori cattolici di omosessuali, che aiutano i loro figlioli aiutandoli a pregare finché la Vergine Maria li fa diventare vergini pure loro, non so, una roba del genere, qualcosa del genere. Ma non sono sempre, sono come, è come il Moige, sono due persone e tanti specchi intorno. Hanno dei grossi rapporti con il potere, sono l'esatta riproposizione di quello che è la situazione della Chiesa Cattolica in Italia oggi. Le casse piene e le chiese vuote, dove c'è potere i cattolici sono tutti lì al vertice a comandare, e poi però dietro non c'è nessuno. L'Italia è un paese in cui le chiese sono vuote, i seminari sono vuoti, l'età media dei preti è 60 anni, ancora 20 anni non avremo più il problema dei preti, metà degli italiani in qualche modo è toccata dal divorzio almeno una volta nella vita, o perché divorzio o perché si sposa con una persona divorziata. Papa Bergoglio è stato eletto proprio perché insistere, come hanno fatto le gerarchie cattoliche italiane, su non si cambia niente, intanto però il mondo gli cambia intorno, certo. Aveva appunto riempito le casse, perché quello, Ruini, le aveva riempite veramente di soldi, e poi aveva svuotato le chiese e i seminari. Io questi, dico a tutti di non sottovalutare sentinelle in piedi e personaggi del genere, perché sono gente che non solo è abituata a lavorare assieme al potere e al denaro, ma sono anche ideologicamente contigui a Forza Nuova, Casa Pound, eccetera. Cioè, quando andate a vedere quali sono i siti che appoggiano le tesi delle sentinelle in piedi, sono da movimento sociale verso destra. Non dobbiamo fare questo errore, anche perché non dobbiamo identificare le loro posizioni con quelle della Chiesa Cattolica. Sono loro che dichiarano che loro rappresentano il vero cattolicesimo e che gli altri cattolici sono dei traditori, delle persone che non portano avanti il messaggio di Cristo. Ma loro sono una frangia marginale con cui la gerarchia non ha ancora deciso bene che cosa deve fare, perché da un lato gli fa comodo perché il loro attivismo fa andare sulle prime pagine dei giornali, dall'altro però rischiano di alienare la massa dei fedeli, quelli appunto famosi divorziati che Bergoglio vorrebbe riportare in chiesa. Per cui non dobbiamo sottovalutarli, ma non dobbiamo neanche dare loro l'importanza che loro si vogliono dare attraverso tutto questo attivismo frenetico. Le sentinelle in piedi saranno 300 persone in tutta Italia, 300 persone molto rumorose. La GED è stato un movimento fatto da 40 mamme e ha fatto molto chiasso anche lei, quindi va bene che sia così, però non, adesso non facciamo di ogni italiano una sentinella in piedi. Mancherebbe altro, per fortuna. Io passerei un attimo alla parte invece rivolta ai genitori, e poi se c'è anche qualche curiosità, insomma, da chi è qui sarebbe molto carino, perché a un certo punto tu dai proprio qualche consiglio che può sembrare banale, ma non lo è, soprattutto perché insomma un pochino svisceri anche quali sono i motivi del, cioè il perché inizialmente magari una famiglia non accetta o non coglie favorevolmente subito, insomma, il coming out, insomma, l'omosessualità di un figlio, più che altro perché hanno paura oltre che non conoscere. E quindi ecco, se magari intanto lanciamo qualche pillola di questi consigli. Io sostengo per tutto il libro che una buona parte dei problemi che vengono fuori nel rapportarsi con la famiglia quando si parla di omosessualità nasce dall'ignoranza. Ignoranza che va intesa in senso letterale, cioè i genitori ignorano, non hanno la più pallida idea di che cosa sia l'esperienza omosessuale, non sanno cosa voglia dire. E questo implica che la figlia lesbica, il figlio gay, ha un dovere morale, ma anche egoistico, di interesse personale, nel informare i propri genitori. E questa è la prima cosa importante, non pretendere da loro più di quanto noi abbiamo preteso da noi stessi. Non è che il giorno che abbiamo capito che eravamo omosessuali, il giorno dopo eravamo già iscritti all'Arcigay.
abbiamo avuto i nostri momenti, i nostri periodi, le nostre scelte da fare, e i nostri genitori che sono esseri umani pure loro. Tra l'altro è una situazione, diciamo, che se succede quando hai 16-18 anni ti fa capire che è finito l'epoca in cui da bambino vedevi i genitori come le persone onniscienti che sapevano tutto, capivano tutto, e improvvisamente scopri che sono degli esseri umani esattamente come gli altri, che su un determinato argomento possono avere delle lacune mostruose che per una volta tanto tu sei in grado di riempire, perché ci hai studiato, ci hai letto, ci hai riflettuto di più e quindi puoi informarli. E sicuramente consigli, adesso non diamo quelli spiccioli, però non forzare la situazione, non dare tempo al tempo e bla bla, sono banalissimo buon senso. La cosa più importante per me è sottolineare come la mia esperienza, non la mia riflessione ideologica, teorica, eccetera, la mia esperienza fatta anche attraverso Agedo, che tra l'altro è una realtà che è nata da questo libro, perché i genitori che si erano contattati per aiutare mia madre a scrivere questa la sua parte, poi hanno scoperto che i problemi che avevano anche loro li avevano non in quanto Tizio e Caio, ma in quanto genitori nella stessa situazione in un paese come l'Italia, in cui essere genitori di un ragazzo, di una ragazza omosessuale, implicava determinati svantaggi o eccetera. E la mia esperienza mi ha insegnato che se in una famiglia esiste un canale di dialogo, è aperto un canale di comunicazione di qualsiasi tipo, fossero anche litigate, ma comunque le persone si parlano in qualche modo, e magari se le dicono senza mandarsele a dire, alla fine l'accettazione arriverà. Anche perché, voglio dire, quando io, figlio omosessuale, mi confronto con il mio genitore per parlare della mia omosessualità, inizio a farlo dando per scontato che il mio punto di vista è quello giusto che deve prevalere. Quindi non è che posso aspettarmi che il mio genitore inizi a discutere con me pensando che il suo punto di vista è quello sbagliato che non deve prevalere. Al massimo, un po' alla volta, un aggiustamento alla volta, un aggiustamento che può coinvolgere anche il figlio, non solo il genitore, si arriva a un trovarsi a metà strada, anche se non necessariamente proprio esattamente la mezzeria. E io ho visto che la famosa famiglia, quella che ammazza il figlio eccetera, esiste, fa i casi di cronaca, ma innanzitutto non è la famiglia tipica italiana, la famiglia che butta fuori il figlio. Io in 4 anni che sono stato all'Arcigay, 5 anni, non mi ricordo più quanti ne sono stati, ho conosciuto 2 casi di ragazzi buttati fuori di casa perché erano omosessuali. Quindi è importante che il movimento gay non abbassi la guardia su questi casi, fornisca accoglienza e sia in grado di dare delle risposte d'urgenza quando questi casi si verifichino. Però è anche importante che questa situazione non venga utilizzata strumentalmente, sì, per essere l'alibi per dire agli omosessuali non fate coming out, perché se lo fate farete quella fine lì, per 2 motivi. Primo, perché questi 2 casi che ho conosciuto erano comunque casi di famiglie disfunzionali, cioè aveva problemi il ragazzo che veniva chiuso fuori di casa dal padre quando litigava, ma anche sua sorella eterosessuale che aveva problemi esattamente come li aveva il fratello. Quindi il problema di una famiglia che non accetta il figlio omosessuale di solito non è dovuto al fatto che il figlio è omosessuale, è dovuto al fatto che è una famiglia che non accetta niente. Che sia perché il padre è un imam musulmano, che perché è un testimone di Geova, perché è una sentinella in piedi, è totalmente irrilevante. Il problema è che la sua personalità autoritaria non è pronta ad accettare il confronto col resto del mondo. Quello che decide lei è deve essere legge. Questa persona, se i vostri genitori sono così, fare coming out può diventare un serio problema. Dopo aver detto questa cosa, però dico, siccome conosco i miei polli e so che il 99,9% periodico dei gay e delle lesbiche pensano che i loro genitori siano esattamente così, in questo modo non deve fare la fatica di fare coming out, e la responsabilità la scarica sui genitori. Non sono io, no, sapete la famosa, non sono io che sono razzista, è lui che è negro, non sono io che non voglio fare coming out, sono i miei genitori che non accetterebbero. Come fai a sapere se non hai ancora fatto coming out? Tu non conosci i miei genitori, frase che ho sentito dire da decine di migliaia di gay. E allora ci si chiede veramente gli altri genitori dove stiano, se tutti i genitori italiani sono così. In realtà questa è una mitologia sociale diffusa anche all'interno del mondo gay, perché è un alibi, appunto. Non siamo noi che non abbiamo il coraggio di essere noi stessi, sono i nostri genitori che non hanno il coraggio di guardare in faccia la realtà, e questo
produce il famoso caso che dicevo prima di quelle persone che sono le uniche a non sapere che tutti sanno che loro sono omosessuali. È un classico, sì. Questa, no? E tante volte li conoscete anche voi e non glielo dite, ma guarda, ah, io non lo posso dire perché se si sapesse che sono omosessuale nessuno mi vorrebbe più bene. Dico, guarda che si vede lontano miglia, sorella, ma non glielo puoi dire perché si offende, poverina. Però è la verità quella. Allora, la verità è che in Italia, per come è strutturata la famiglia italiana, abbiamo avuto semmai il problema opposto quando è cominciato il coming out. Cioè non la famiglia che butta fuori il figlio, questo soprattutto durante la crisi dell'AIDS, ma la famiglia che sequestra il figlio e non li lascia più vedere agli altri. Allora, casi abbastanza tragici con persone in AIDS che venivano assistite dalla famiglia, ma non potevano più vedere il fidanzato, gli amici, perché la famiglia le prendeva a carico come un possesso loro proprio. E questo specialmente con i ragazzini e le ragazzine minorenni, che sono una realtà nuova rispetto a 25 anni fa. Se sei minorenne, finché stai in casa mia fai quello che dico io, e quindi tu l'amichetta non la vedi, non te la lascio vedere, e ti controllo il computer, ti controllo la posta, ti accompagno a scuola e ti vengo a riprendere per evitare che ti veda con quella brutta puttana con cui vai a letto, eccetera. E questo è il problema della famiglia italiana, quindi smettiamola di vivere sulla base di fantasie morbose diffuse all'interno del mondo gay, perché se la situazione dei rapporti tra genitori e figli omosessuali è a certi livelli, in parte è colpa anche del mondo omosessuale, non solo colpa dei genitori, in parte è colpa di un mondo che non ha voluto fare i compiti a casa e chiedersi che cosa poteva fare per facilitare questo tipo di rapporto di conoscenza, dando tutta la colpa ai genitori. Questo secondo me non è un atteggiamento da persone mature. Boh, dopo questo vediamo chi è che ha voglia.